Cambio programmazione Rai aprile, Il Paradiso 7 avvia al finale, chiude Resta con me. Cambio programmazione sulla rete Rai nel corso del mese di aprile 2023. Le novità riguarderanno l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7. La seguitissima soap opera del primo pomeriggio, seguita da una media di quasi 2 milioni di fedelissimi spettatori. Novità anche per il genere fiction, dato che con il mese di aprile giungerà a conclusione la prima stagione di Resta con me, la serie con protagonista Francesco Arca. Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di aprile interesserà i fan del Paradiso delle Signore 7. Dato che la soap si avvierà verso il gran finale di questa stagione. Le ultime puntate della settima serie sono previste nella settimana compresa tra l'1° grado e il 5 maggio 2023. Di conseguenza, con il mese di aprile si entrerà nel vivo delle trame e degli intrighi. Prima dell'attesissimo finale di questa settima stagione. L'appuntamento con la soap opera è confermato come sempre nella fascia del primo pomeriggio. Dalle 16:05 in poi, subito dopo Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. I colpi di scena non mancheranno, le anticipazioni sulle puntate conclusive di questa settima stagione della soap. Infatti, avranno come protagonista Adelaide. La contessa, infatti, si ritroverà al centro delle dinamiche e delle trame della soap con l'ennesima uscita di scena ad effetto che segnerà la sua sparizione da Milano. In attesa di scoprire come si evolveranno le vicende di Adelaide e quali saranno i risvolti di questa sparizione ad effetto. L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 a partire dal mese di maggio verrà sostituito da Sei Sorelle. E poi ancora, il cambio programmazione del mese di aprile riguarderà anche l'appuntamento con Resta con me. La nuova serie della domenica sera con Francesco Arca. La prima stagione chiuderà i battenti con un doppio appuntamento speciale che sarà in onda in prime time il 3 e 4 aprile 2023 in prima visione assoluta. A quel punto calerà il sipario sulla fiction di cui, al momento, non si conosce ancora il futuro, la Rai non si è ancora espressa su una possibile seconda stagione di Resta con me. Nonostante gli ascolti positivi che ha registrato nel corso di queste settimane di messa in onda. E poi ancora, il cambio programmazione del mese di aprile riguarderà anche l'appuntamento con il lunedì sera, normalmente dominato dalle fiction. La seconda stagione del commissario Ricciardi 2 chiuderà i battenti il 27 marzo con la messa in onda della quarta e ultima puntata prevista in prima visione assoluta. A quel punto, dopo il finale di Resta come previsto proprio di lunedì, la rete Ammiraglia punterà sulle repliche di un'altra serie televisiva amatissima dal pubblico. Trattasi del commissario Montalbano, la fiction campione di ascolti con Luca Zingaretti. Di cui è stata cessata la produzione di nuove puntate dopo la morte del creatore Andrea Camilleri. Tuttavia, la Rai non rinuncia alle repliche di Montalbano che nel mese di aprile avranno il compito di sfidare il ritorno dell'Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 condotto da Ilari Blasi con la partecipazione di Enrico Papi e Luxuria. Tra le novità previste nel corso dei mesi a seguire, invece, spicca il ritorno di Massimo Ranieri, il celebre cantautore napoletano sarà protagonista di uno show che andrà in onda nel sabato sera della rete Ammiraglia Rai a partire da maggio.